Sono passati 14 minuti e 35 secondi e non hai ancora detto una sola parola. Fa qualcosa, stabilisci un contatto, sorridi. Ecco, così va meglio. Lascia stare, la stai spaventando. Vuoi avvertire qualcuno? Sì, tutti i miei vecchi compagni di classe del liceo. Sì, grazie. Pronto? Ciao, sono io. È Chandler. Oh. Stai bene? Sì, certo. Sono bloccato nel cubicolo di una banca con Jill Goodacre. Cosa? Sono bloccato nel cubicolo di una banca con Jill Goodacre. Scordatelo! Ti prego, ti scongiuro, adesso io devo riammanettarti esattamente come eri, altrimenti perderò il lavoro. Joanna non vuole che entri nessuno nel suo ufficio. Ed ora so perché. Senti, tanto ormai sei comunque nei guai, capisci? Se Joanna mi trova ammanettato qui invece che alla sedia dove mi ha lasciato, capirà quello che è successo, quindi tanto vale lasciarmi andare. E se ti pulisco il bagno per un mese? Non cambierebbe niente. Io voglio soltanto la mia libertà. La spesa per un mese! Libertà! Ti rimetto in ordine tutte le tue vecchie fotografie! Libertà! Voglio la mia libertà! Perché non mi aiuti? Sophie, aiutami, ti prego, ti scongiuro! Sophie, accuccia! Libertà! Accidenti a te! Adesso vuoi cercare di calmarti! Adesso te lo dirò per un'ultima volta. Io vorrei soltanto che tu... Ho trovato un fucile di fidanzamento della guerra di secessione. Sono così felice di averti chiesto di aiutarmi. Riesci a immaginarti in ginocchio davanti a lei mentre le porgi questo magnifico pezzo d'antiquariato? Sarà meglio trovare un anello. Oh, questo è carino, sì, mi piace. Chiedo scusa, potrei vedere questo anello? Senti, adesso che finalmente hai fatto la tua scelta, lascia fare a me. A questo punto subentro io, tu non dire più una parola. Posso aiutarla? Sì, vorrei vedere quest'anello, per favore. Oh no, dipende. È un gioiello degli anni 20. Il diamante è da un carato e mezzo con zaffiri su entrambi i lati. Potrei chiederle di... Potrebbe prendere quell'anello e chiedermi di sposarla? D'accordo. Grazie. Vuole sposarmi? Oh mio Dio, ecco l'anello giusto! Da quando ci siamo fidanzati, aspettavo sempre che qualcosa ti facesse uscire di testa. Onestamente, anch'io. Davvero? Già, e sai, penso ancora che una stupidaggine possa accadere per ritornare... Chandler. Ma non accade. Oh, sono così felice. E ti ringrazio, sei stato un angelo durante i preparativi. Insomma, hai calmato anche me. Potevo andare in tilt. Oh, certo. Preparati. Sabato avete raggiunto Monica e Chandler, ma se state chiamando dopo sabato avete raggiunto il signore e la signora Bing. Per favore, lasciate un